non ci dovrebbero essere problemi. Oggi vediamo una introduzione a MATLAB e Simulink. La mia speranza è che per tutti voi la lezione di oggi sia estremamente noiosa, nel senso che siano tutte cose che voi già conoscete. Va bene? Vediamo un po' se c'è qualcosa che magari non avete avuto modo di verificare, però noi oggi veramente vediamo quali sono le basi, un po' di suggerimenti per lavorare con MATLAB e Simulink, che sono degli strumenti che potenzialmente fanno delle cose straordinarie, però a voi serve solamente acquisire una capacità che sia funzionale a finire la laurea magistrale, questo esame, poi eventualmente se in una tesi di laurea dovesse riutilizzare il MATLAB, non è solamente l'automatica che ne fa grande uso. Quindi vediamo un attimo, i lucidi qui servono a poco, servono solamente per avere una scaletta degli argomenti, poi ve li metterò su Classroom, non ci sono nel pacchetto che vi ho dato, però vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando. Allora, la parola MATLAB viene da Matrix Laboratory, quindi le matrici che vi ho detto che tanto ritorneranno in uso nei nostri corsi. E quindi la parola viene da questo. Il MATLAB perché è diventato acquisito grande, grande successo? È estremamente semplice, dall'inizio, da quando hanno cominciato a venderlo negli anni 90, all'inizio degli anni 90, hanno puntato molto sulla facilità di utilizzo e sulla semplicità. La sua versatilità, poi ci sta una libreria molto ricca, anche se fa affidamento, almeno nelle prime versioni, adesso penso di sì, la libreria, l'APAC del C, quando io lo utilizzavo sotto DOS, e estremamente versatile. Si possono fare veramente tante cose con MATLAB, anche interfacciare con l'hardware più disparato. Poi c'è un problema di connessione di passo di campionamento, ma quello è un altro discorso. Si può programmare in MATLAB e scaricare su specifici hardware. Si possono fare veramente tante cose. Allora, il MATLAB, voi avete, la versione educational e dovreste avere, la versione completa con tutti quanti i toolbox. Nel corso degli anni i toolbox sono diventati veramente molto numerosi e anche molto specializzati. Noi siamo interessati in particolare a alcuni tipi di toolbox, in particolare il control system. E poi scopriamo che nella nostra attività, adesso parlo più dal lato ricerca che non dal lato didattico, noi usiamo molti comandi che fanno parte dell'Optimization Toolbox e poi si può o meno fare riferimento ad alcuni comandi di calcolo simbolico. Bene, qualcosina ve la dirò in robotica, però noi non utilizzeremo in questo contesto il calcolo simbolico. Allora, il MATLAB, dopo che lo avete installato, questa schermata, come vedete, è molto vecchia. Questo potrebbe essere addirittura un Windows 3.11, però questa è la schermata di oggi. Mi dite se la dimensione del font va bene, che cosa ho scritto, lo leggete? O mi fate un segno con la testa o mi scrivete qualcosa sulla chat. No, ok. Professore, Sì. si vede molto piccolo perché abbiamo tutti e due gli schermi condivisi. Perfetto. Allora, ditemi, quando la cosa diventa leggibile. Allora, da 12 a 18. Si vede la riga. Ok, Sì. quindi va bene così a 18. Ok. Allora, vabbè, questa è la schermata. In realtà, la schermata ognuno di voi se la sarà configurata in maniera diversa, perché
diciamo, qualcuno preferisce avere l'editor. Professore, scusi, Sì, sono qua. può evitare di condividere lo schermo dove ci vediamo anche tutti noi? Penso sia lo schermo dell'iPad. Così vediamo sulla schermata intera solo quello di MATLAB. Allora, io sto condividendo solamente lo schermo con MATLAB che sta occupando lo schermo intero. Può verificare se magari è una sua opzione? È tutti così, tutti quanti voi vedete. E però io sto condividendo solamente uno dei due schermi ed è quello in cui c'è MATLAB, che è qua alla mia destra, mentre voi siete qua sul portatile. Quindi come potrei fare? Provo. Allora, adesso ho interrotto la presentazione. Posso presentare solo una finestra, vediamo che succede. Quindi presento solo la finestra del MATLAB. È successo qualcosa di interessante? Sì, adesso si vede solo il MATLAB, cioè si vede bene. Va bene. Quindi cioè, voglio dire, io non, la finestra non è cambiata, occupa lo schermo intero, per cui quindi quando presentavo lo schermo intero lui non lo faceva. Invece adesso con la finestra va bene. Ok, quindi leggete ancora meglio, A uguale a 1. Solo che adesso non c'è il PDF, non vedete il PDF, giusto se io switcho? Vabbè, che non vi Grazie. serve, non serve perché riscriverò tutto qui, però qualche volta voglio andare sull'help e aprire il browser, quindi magari poi se parlo di qualcosa che non è MATLAB indicandolo, voi diciamo infermatemi, vuol dire che sto indicando una finestra che non sto condividendo. Ok, allora quindi diciamo che cosa vedete voi? A sinistra la cartella corrente, poi questo details in realtà diciamo ha senso quando voi aprite qualcosa. Per esempio, io qui metto l'ultima cartella che ho usato. Se io seleziono questo, qui ho l'help del file. Ok? Infatti, quello che sto leggendo qua in basso a sinistra, se guardate, è l'help del file. Va bene? Quindi quando avete diverse cose, voi potete cliccare qua sotto, avete l'help più velocemente. Poi, questo è la command window, quindi la shell, diciamo, la riga di comando. Avete l'editor di MATLAB. Vi suggerisco di usare l'editor di MATLAB perché, diciamo, evidentemente, diciamo, le parole chiave sono riconosciute e colorate, perché vi fa l'indentazione, potete aprire e chiudere i blocchi, insomma, per tutta una serie di motivi. E poi invece qui a destra avete il contenuto corrente dello spazio di lavoro. Quindi se io scrivo A uguale 1, io qui vedo una variabile A di valore 1. Ora, che cosa leggo? Se vado col mouse su questa icona, che è un quadrato diviso in quattro parti, io leggo 1 per 1 double. Va bene? Allora, il MATLAB conosce solamente matrici. Quindi per il MATLAB uno scalare è una matrice 1 per 1, un vettore è una matrice con il numero di righe o di colonne uguale a 1. Il MATLAB non parla il linguaggio della matematica, parla, ha una sua sintassi, però noi non dobbiamo mai dimenticare che noi, diciamo, dobbiamo rispettare la matematica e poi ci adattiamo alla sintassi dello specifico software che stiamo usando. Bene? Ma il software che stiamo usando non ci deve far perdere di vista che alcuni concetti lui li interpreta a modo suo. Vedremo anche un paio di esempi in cui il MATLAB fa cose che possono essere anche un po' strane. Ok, allora, come faccio a mettere una variabile A uguale 1 è una possibilità, B uguale, allora posso fare 1, 2 in cui lascio uno spazio. E in questo caso la variabile b, se vedete, è 1 per 2 double e il valore, e qui c'è scritto anche il valore. In realtà questa colonna scriverà il valore solamente quando ci sono pochi elementi, altrimenti non lo scrive.
La stessa cosa l'avrei potuta fare facendo 1,2. La virgola è un separatore analogo allo spazio, va bene? Per cui dal punto di vista sintattico no, sono la stessa cosa. Chiaramente non è un indicatore di decimale, perché è il formato italiano in cui la virgola è un decimale, ma in quello diciamo anglosassone, che è quello che usa il MATLAB, no. Se avessi voluto fare un 2 per 1, avrei potuto fare 2, punto e virgola 1, e in questo caso è una matrice 2 per 1, ok? Oppure avrei anche potuto fare 2, poi vado a capo, lui diciamo non esegue il comando perché la sintassi non è completa, e poi a capo posso finire. E non è molto comodo questa riga di comando, però magari quando sono script sì. Quindi questo è un altro modo per mettere nello spazio di lavoro la variabile. Se ho una matrice, e qui potrebbe essere opportuno mantenere la nostra sintassi, per cui le matrici sono con le lettere maiuscole, io posso scriverla così. Quindi in questo caso è una matrice 2x2, in cui sulla prima riga 1, 2 e la seconda riga 3, 4. Ok? Quindi questo è il modo con cui io metto le matrici in la stessa cosa potevo fare anche A uguale 1, 2, poi premo Enter e faccio 3, 4 e va bene? Il MATLAB ci dà tutta una serie di informazioni se facciamo errori, per cui quando sentiamo questo rumore fastidioso e si blocca l'esecuzione del programma, noi dobbiamo andare a leggere quello che c'è scritto. L'errore di sintassi viene ovviamente sempre intercettato, è tautologico che venga sempre intercettato, però MATLAB tenta anche di dirci qual è il problema. La maggior parte delle volte, se noi leggiamo quello che c'è scritto, noi abbiamo l'informazione esatta dell'errore che abbiamo fatto. Per cui qua abbiamo che le dimensioni dei vettori che stiamo concatenando non sono consistenti, e quindi ci ha detto tutto. Qui error using vert cut è un po' poco comprensibile. Che vuol dire vert cut? In realtà questo è un comando suo interno, quindi a volte quando ci dà gli errori, a volte in questo caso ha fatto riferimento a un solo comando, a volte fa riferimento a dei comandi che noi non vediamo e non dobbiamo vedere. Ora, se io cliccassi qua, lui mi aprirebbe il suo comando di concatenazione verticale, però non è che mi dà grandi informazioni. Quindi facciamo, fra virgolette, attenzione, ma non è un problema. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa. Io posso definire dei vettori, delle sequenze, con questa sintassi. Mettiamo, io voglio definire un vettore di tempo che va da 0 a 1 secondo con un passo di campionamento di 1 millisecondo. Allora, questa è la sintassi. Okay? Con i due punti, io gli sto dicendo parti da 0, arriva fino a 1 e fallo con dei intervalli che sono di ampiezza 0,001. Ora, se io premessi adesso Enter, lui mi farebbe vedere l'uscita di quello che io gli sto chiedendo. Ho premuto Enter, che era selezionato quello, che è questa, ok? Quindi devo fare attenzione, a volte io voglio dare un comando, ma non voglio vedere l'uscita sullo spazio di lavoro. Per farlo, io devo mettere il punto e virgola, ok? Quindi in questo momento io ho definito un vettore T. Guardate, questo vettore T me lo ritrovo nel workspace qui, che ha dimensioni 1001 elementi, perché io sono partito da 0, sono arrivato a 1 con un passo di campionamento di 1-3, per cui ci sono 1001 elementi, sono inclusi gli estremi. Se io avessi voluto esattamente 100 elementi fra 0 e 1, allora lo chiamo T2 uguale, il comando è linspace 0,1, e a questo punto dico, guarda, prendimi 100 punti fra 0 e 1. E questa cosa
Lui la fa, infatti, se vedete T2 è 1%. Però, se io guardo T2, mi rendo conto che T2, diciamo, non ha uno spaziamento, diciamo, non sono spaziati in maniera troppo carina, perché è vero che ho la cifra tonda 100, però poiché lui parte da 0 incluso a 1 incluso, la differenza. Il passo di campionamento è un po' strano, perché non è più, magari no, penso, vabbè, se prendo 100 punti ho 0,01, no, è un po' di più. Quindi devo sapere cosa faccio quando faccio queste scelte. Allora, posso definire delle matrici un po' più grandi, per esempio facciamo una matrice 3x3. Allora, se voglio accedere a degli elementi della matrice, la sintassi è questa, la parentesi tonda, per cui se io voglio accedere all'elemento 1,3, riga colonna 1,3, e infatti il numero è il numero 3. In realtà la sintassi è un po' più elaborata, cioè io posso dirgli, guarda, tu prendimi tutti gli elementi di riga 1 fra le colonne 2 e 3. In questo caso lui chiaramente mi prende questi, giusto? Per cui se io premo Enter, la risposta è 2, 3. Ovviamente posso fare 2, 3, 2, 3 e sto estraendo una matrice di dimensioni 2x2 dalla mia matrice originale che è 3x3. Ed è questa. Posso dargli un primo membro e quindi P uguale la matrice P è 2x2. Ok, ho estratto quello che mi piace. In realtà posso fare anche qualcosa di più elaborato. Io gli posso dare qua un insieme. Quindi io gli dico, guarda, gli posso dare un insieme e adesso non ricordo la sintassi. Fatemi vedere, 1, 3, no? Esatto, ecco qua. Allora, che cosa ho fatto così? Ovviamente non ricordavo la sintassi. Io qua gli sto dando due elementi, 1 e 3, come riga, e qua gli sto dando altrettanto due elementi come colonna. E guardate lui che cosa ha preso, riscriviamoci la matrice M. Questa è la matrice M. Allora, lui ha preso la riga 1, colonna 2 e 3, e quindi sono questi, e poi ha preso la riga 3, colonna 2 e 3, che sarebbero questi due. Va bene? Quindi in realtà voi, diciamo, potete accedere agli elementi nella maniera più stravagante possibile. Poi l'altra sintassi che a volte può essere utile è questa. Se io uso il due punti, gli dico prendi tutto quello che c'è in colonna. Quindi questa qua è la riga 1. E la stessa cosa la posso chiaramente fare rispetto alle colonne, per cui adesso gli sto dicendo prendimi la colonna 2. Ok? E quindi posso accedere alle matrici nel modo in cui mi piace. Potete anche eliminare una riga o una colonna, se volete ve lo faccio vedere, però diciamo non ci capita così spesso. Allora, come si fa? Guardate, se io prendo la seconda colonna M, due punti virgola due, questa è la seconda colonna, e gli dico ponila uguale all'insieme vuoto, lui prende la M originaria che è 3x3 e la seconda colonna la leva. Ecco qua, vedete? È diventata 3x2, è scomparsa proprio. Ora, tutte queste cosette che vi sto facendo vedere, molto semplicemente il MATLAB cosa ha fatto? Ha scritto delle funzioni che per voi, diciamo, informatici sono veramente banali, però
e le ha rese semplici, no? Le ha rese semplici da utilizzare, per cui fa risparmiare codice. Questo era all'inizio il grande vantaggio, lo è tuttora rispetto ad altri software. Ok? Posso concatenare tutto quello che mi pare, a meno che se le dimensioni sono, diciamo, coerenti. Per esempio, in questo momento la mia M è 3x2 e la mia P è 2x2. Quindi io potrei definire una matrice O. Guardate, io faccio M punto e virgola P. Che cosa mi aspetto in uscita? Cioè abbiamo un ragazzo, vabbè, abbiamo perso... Ah no, solo la telecamera, vabbè. Che cosa mi aspetto in uscita? Mi aspetto che lui mi abbia preso la M sopra e mi ha messo la P sotto, perché c'è il punto e virgola. Va bene? Quindi mi aspetto 5 righe e 2 colonne. La matrice O è 5 righe e 2 colonne. Se io avessi provato a metterle a fianco, e allora ha detto, guarda, non puoi farlo perché la prima c'ha 3 righe e 2 colonne, e l'altra c'ha 2 righe, quindi non le puoi mettere a fianco, è un errore di sintassi. Ok. Allora, posso sommare le matrici, posso fare tutte le operazioni che mi viene in mente, che conosco con le matrici. Se sbaglio le dimensioni, ovviamente lui me lo dice, quindi non è un problema. La trasposta si fa così, la trasposta ci servirà in teoria di sistemi, si fa con l'apice. Bene, quindi questa è la trasposta. Guardate che se io scrivo O trasposto, lui calcola il trasposto, però non ha cambiato le dimensioni di O, che sono sempre 5x2, perché io non l'ho assegnata a nessuno. Se scrivo O uguale O trasposto, lui l'assegna a se stesso e quindi la nuova O diventa 2x5. Va bene? Ok, vi faccio vedere, diciamo, qualche cosa che può essere un po' strano. Allora, io posso moltiplicare uno scalare per una matrice, sì, e me lo fa fare anche il MATLAB, però. Ok? E lui la interpreta, così come in matematica, come moltiplicare lo scalare per ognuno degli elementi della matrice. Però io vi chiedo, ma in matematica esiste il seno di una matrice? Che io sappia, no. Però se io calcolo il seno di O, qualcosa esce fuori, non mi dà errore. Ok? Allora, facciamo attenzione. Una cosa è la matematica e una cosa sono i comandi. Allora, help seno, l'help è il comando più utile del MATLAB, mi dice che è il seno degli elementi di X. Quindi lui mi sta dicendo, guarda, X può essere quello che ti pare, io ti do in uscita una matrice in cui ogni elemento è il seno dell'elemento corrispondente. E mi dice anche che vuole l'argomento in radianti. Va bene? Poi mi dà una serie di comandi correlati, perché a volte voi ricordate un comando, però diciamo non ricordate proprio quello che vi serve. Per esempio, se io faccio help max, lui, e questo è il calcolo del massimo, con un help abbastanza lungo, anzi normalmente sono così tutti quanti gli help, poi mi dice anche una serie di comandi correlati, ok? Mi dà una serie di comandi correlati al massimo, però non era questo che volevo dire, volevo fare l'arrotondamento, scusate. Help round è una possibile... è uno dei possibili arrotondamenti, in particolare questo è l'arrotondamento all'intero o al decimale più vicino. Guardate, voi siete informatici, se io in una definizione ho un OR, mi spavento, che vuol dire? Cioè è all'intero o al decimale più vicino? Vuol dire che mi devo leggere l'help, va bene? Per capire che cosa fa questo comando. Sotto lui mi sta dicendo, vatti a vedere anche floor, sale, vabbè, fprintf non so perché, floor e sale, che cosa fanno questi due? Questo è
l'arrotondamento verso meno infinito, e questo è l'arrotondamento verso più infinito. Va bene? Per cui sono vari tipi di arrotondamenti, e lui mi dà i comandi che sono, diciamo, semanticamente vicini a quello che ho chiesto. Con le matrici voi potete fare una marea di comandi. Per esempio, adesso ne faccio vedere uno che sembra innocua, ma che è, diciamo, un comando enorme, inv sotto a una quantità di codice enorme. Gli sto chiedendo di fare l'inversa di una matrice rettangolare e, diciamo, per fortuna lui mi sta dando errore, perché dice che deve essere quadrata. Allora, giusto per vedere, estraggo le prime due righe, le prime due colonne, e lui mi calcola la matrice inv. Sulle matrici voi avete una marea di comandi, nasce proprio da questo. Se scrivete, no, perché mi fa help di questo? Ecco, vedete, questa è una novità, che io mi fa l'help sull'ultimo comando usato invece di farmi vedere la schermata iniziale dell'app. Va bene, poi ci arriveremo. Adesso sto condividendo solo questo, non voglio aprire altre finestre, se no, diciamo, non lo vediamo. Ok, guardiamo un attimo qualcosa sui numeri. Se io scrivo 1, lui mi dice ans uguale 1, 1.0, 1.3, mi sta dando 1 punto e 4 cifre decimali. Io posso scegliere, diciamo, la modalità con cui lui visualizza i dati, ma non la modalità interna. Lui fa tutti quanti i calcoli in, non vorrei diciamo sbagliarmi, lui fa tutti quanti in sì, doppia precisione, cioè per lo zero macchina è qualcosa tipo 10 a meno 16, però dipende dalle macchine, per l'ordine di grandezza è quello. Quindi voi potete scegliere come avere i numeri. Adesso vi faccio un numero irrazionale, a uguale, diciamo, 10 diviso 3, e a questo punto io faccio prima format short, virgola, a uguale 10 diviso 3. Se io metto la virgola, gli sto dando due comandi diversi sulla stessa riga di comando, e lui mi dà questa come uscita, che era quella che avevo prima, per cui effettivamente stavo vedendo il comando short. Posso fare con format short e, qual è la differenza? È che lui me lo dà con questa notazione, per cui se faccio 1000 diviso 3, questo si legge come 3,3, vabbè, sappiamo noi che è periodico, però è un formato short, per 10 al quadrato. Va bene? Questa è la notazione. Poi short G, non so cosa sia, fatemi vedere che cos'è. Short G è questo, e short E. Ah no, short senza E è questo. Cosa è cambiato? Il numero di cifre decimali. Vabbè, lo dovrei vedere anche io cosa è short G, capirete che penso di non averlo mai usato. Long. Questo è il formato lungo, in cui avete un bel po' di cifre decimali. Long E ci può essere tutto quanto. Poi, se ce la fate, gli date anche... Se lui ce la fa, vi può dare anche il numero come eventualmente frazioni di numeri razionali. Va bene? Quindi questi sono tutti i formati. Format short la maggior parte delle volte ci soddisfa. Se voglio pulire lo spazio di lavoro faccio CLC. Se voglio pulire il workspace uso il comando clear. E a destra non ho più niente, ho perso tutto. Se voglio richiamare i comandi precedenti sul command window, vado con la freccia verso l'alto, e lui ci tiene in memoria un certo numero di comandi.
se io scrivo la prima lettera di un comando e poi freccia verso l'alto, lui mi richiama direttamente quelli precedenti che iniziano con quella lettera. Questo fa risparmiare molto, diciamo, tempo e vi fa salvare un po' di tempo. Ok. Allora, adesso che cosa vediamo? Vediamo un po' di funzioni, ok? Creiamo una funzione, io mi metto nella cartella, una cartella qualsiasi, teoria di sistemi, e faccio creo una funzione nuova. E allora, new script, e lui mi ha aperto una cosa che si chiama untitled. Allora, qual è la sintassi delle funzioni? Prima di tutto comincio con function, poi una variabile di uscita, per esempio out, uguale nome della funzione e poi un po' di eventuali variabili d'ingresso. Anche la variabile uscita non è obbligatoria, può essere, quindi facciamo in 1, in 2. Ok? Questa è la sintassi per la funzione. Guardate, se io salvo con Ctrl S, lui mi sta dando il nome, usa la stessa cartella nella quale mi sono messo e mi sta dando il nome prova.m, perché prova è il nome che sta qui. Se io cambio nome e lo chiamo prova2, lui, guardate, mi sta dando un po' di cose sottolineate in rosso. Andiamo col mouse sopra, è in rosso perché dice: guarda, la funzione dà in uscita un valore out, però tu non lo hai utilizzato nel tuo codice. Quindi uno dei vantaggi di usare l'editor del MATLAB è che lui fa un check durante la scrittura. A volte può dare fastidio, perché out, appena cominciato a scrivere, è chiaro che lo so bene che non ho assegnato un valore, però, diciamo, può essere utile. La stessa cosa me la dirà per in 1 e in 2, quindi è inutile che ci vado sopra col mouse. Se vado su prova, lui dice: guarda, questo prova, però tu mi hai scritto prova 2 al nome del file, ok? Per cui chiamiamolo prova 2 qua, e lui ha levato la riga rossa. Ok, allora diciamo che out uguale il max fra in 1 e in 2, quindi gli calcola il massimo. Guardate, avevo sbagliato a scrivere e lui mi aveva corretto, per cui queste cose gli aiuta molto. Anche l'uguale ha una riga sotto, vediamo perché, riga rossa, perché dice: se non metti punto e virgola, io ti do, vuol dire che tu questa cosa la troverai scritta sullo spazio, diciamo, su luce. Ok, allora io ti metto il punto e virgola, io indento anche ogni volta e poi faccio un bellissimo end e ho finito la funzione. Quindi a questo punto la salvo. Se io vado nello spazio di lavoro, prova 2, io scrivo prov e poi premo il tab per l'auto completamento e lui finisce in prova 2. Ok? Quindi io scrivo prova 2 senza niente, mi dà errore, not enough input arguments, error in prova 2 alla linea 3. Quindi se io clicco qua su linea 3, lui va direttamente dove ho fatto l'errore. In realtà lui va direttamente dove, diciamo, non si trova, può essere che l'errore è sopra per altri motivi. E quindi mi sta dicendo che vuole due argomenti, 3,2. Allora, tutto a posto, ans uguale 3. Io non gli ho dato la variabile d'uscita, ma se gli dessi variabile d'uscita, a uguale 3 e a me la trovo nello spazio di lavoro. Ans è default, anche ans me lo trovo nello spazio di lavoro. Ok. Tutte cose, diciamo, banali, che se io faccio prova 2, punto e virgola, non succede niente, è chiaro, non gli ho dato la variabile uscita, qua dentro non gli ho detto di fare nulla e quindi non mi sta dando nulla. Poi posso divertirmi a usare fprintf, in cui con la sintassi proprio da C io gli posso dire il massimo e poi punto e virgola punto 2f, che è proprio una sintassi vecchio stampo, out. Con questo comando io
gli sto dicendo, scrivimi con due cifre decimale l'uscita, va bene? Addirittura qua ci posso mettere uno slash n che è va a capo, ma questa è una sintassi da C proprio, neanche C++. Ok, queste sono le funzioni. Guardate, io posso fare anche un'altra cosa. Posso avere funzioni all'interno dello stesso file, per esempio funzione stampa, out, end, e ci metto questa riga qua. Ok, e qua scrivo stampa out. Vedete? Questa funzione qua me la ritrovo. Se io vado col mouse sulla parola, sulla funzione e clicco con il tasto destro, mi si apre questa, la possibilità di fare open stampa. E lui salta direttamente a stampa. Quando avete un codice abbastanza elaborato, questo vi fa saltare fra le funzioni in maniera abbastanza comoda. Va bene? Quindi, se salvo, vado qui e eseguo, adesso l'uscita è chiaramente la stessa. E ho queste due funzioni. Va bene? Guardate, se io scrivo stampa 4 da riga di comando, lui dice: ma chi è questo stampa? Stampa è una funzione all'interno del file prova 2, è vista solo da questo. Quindi avere tante funzioni in uno stesso file può avere un aspetto positivo, che è quello di, diciamo, avere un codice compatto, portarsi il file appresso con delle funzioni, ma aspetto negativo è chiaramente che le funzioni che sono sviluppate sono visibili solamente qua dentro. Questa è una funzione. L'altra possibilità è di avere uno script. Che cosa fa lo script? Beh, lo script sono sempre. Ok, sì. Lo script è semplicemente la stessa cosa senza. Non è una funzione, è una collezione di comandi che voi potreste dare sullo spazio di lavoro, sulla shell, però li mettete in un file.m. Qual è il vantaggio e lo svantaggio dello script? Il vantaggio è che voi, punto e virgola, in questo modo, quando voi, diciamo, avete dei. Questo si chiama sempre prova 2. Qual è il vantaggio? Puliamo tutto, faccio clear CLC, ora rilancio prova 2, l'uscita è sempre la stessa, solamente che lo script ha piena visibilità dello spazio di lavoro, quindi diciamo, la visibilità delle funzioni è completa, delle variabili è completa. E a cosa mi serve? Beh, mi serve perché in questo modo, se io sto facendo delle prove, posso ogni volta ripartire dalle condizioni iniziali. Per esempio, se io faccio partire tutte quante i miei script con CLC e clear, levo quello che c'è il testo nella command window e pulisco il workspace. Quindi riparto sempre dalle stesse condizioni iniziali. Un errore molto frequente, fatto dagli studenti in questo corso è che, diciamo, non ci si dimentica delle modifiche fatte nello spazio di lavoro, si va sotto e alla fine, diciamo, si lancia un comando ma senza sapere esattamente su che variabili. Ok? Quindi questo è proprio in due parole le funzioni. Tornando alle matrici. Però questo ve lo guardate voi, io posso generare matrici particolari in tanti modi, per esempio la matrice identità di dimensioni 4, c'è il comando eie, il comando once me la crea tutti di 1, zeros e così via. Va bene, per cui questo si può fare, diciamo ce ne stanno tanti di comandi e si possono guardare facilmente dall'help. Per cui vi consiglio
diciamo, salto, io sto sfogliando gli appunti PDF, però li salto perché a questo punto una cosa di cui avremo bisogno è calcolare per esempio gli autovalori. Se io genero una matrice casuale 4x4, sono rimasto col formato razionale, quindi format short, una matrice casuale 4x4, e poi gli chiedo gli autovalori, lui mi dà gli autovalori. Cosa sono gli autovalori? Lo rivediamo alla prossima lezione in cui facciamo dei richiami matematici. Va bene? Però l'importante è che c'è il comando, si chiama EIG, che me li dà. In realtà, se io vado a vedere EIG, scopro che EIG può avere una sola uscita e mi dà gli autovalori, ma può anche avere due uscite e mi dà sia gli autovalori che gli autovettori. Ok? E poi in realtà mi può dare anche un altro po' di cose. Però generalmente quando io leggo l'ELP, diciamo, i primi paragrafi sono sufficienti a livello, diciamo, del corso di teoria dei sistemi. Ok. Allora, adesso un'altra cosa che vi posso dire, che però io non ho mai usato, per cui me l'hanno fatto vedere che alcuni studenti ultimamente la stanno usando, per cui siete liberissimi, diciamo, di sceglierlo. Io posso fare new live script. Allora, il live script che cos'è? È una, diciamo, un editor che mi consente di mettere insieme le righe di comando, le uscite dei commenti e del testo formattato. Quindi diventa un oggetto che insieme racchiude un programma e il suo eventuale rapporto tecnico, la sua eventuale uscita. Ok? Quindi non lo vediamo, nel senso, io non l'ho mai usato e non lo so usare, non so la sintassi, però se qualcuno di voi lo conosce oppure è curioso, ho ricevuto un paio di studenti che hanno fatto l'esame con il live script e devo dire che fa bene il suo lavoro, cioè è un modo per portare un codice MATLAB, per presentare il codice MATLAB abbastanza efficace. Ok? Ci sono un sacco di funzioni sui polinomi. In teoria dei sistemi rimaniamo uno spazio del tempo più che in quello di Laplace, per cui lo sapete, però ok. Allora vediamo qualcosa di divertente con i grafici. Allora, il MATLAB è potentissimo, è molto semplice dal punto di vista grafico. Se io faccio t uguale namespace 0,3,100 e poi plot t virgola seno di t, che cosa ottengo? Allora, plot, va bene, mi farà un grafico. Gli sto dando due argomenti. Il primo è il tempo che ho appena generato, e il secondo è una cosa strana, perché è il seno di un vettore, però abbiamo capito che lui mi genera un vettore in cui ogni elemento è il seno dell'elemento corrispondente. Ma voi non vedete il grafico perché ho condiviso solo una finestra, giusto? Sì, esatto. Quindi adesso, se condivido lo schermo, non vedete? No, vabbè, io condivido lo schermo adesso, perché condivido lo schermo intero. E altrimenti, diciamo, non possiamo. Allora, quindi prima interrompo. Così poi vediamo anche l'ELP. Allora, quale schermo vedete? Entrambi. Però, entrambi, quindi entrambi piccoli, uno a fianco all'altro. Sì, esattamente, sono a fianco all'altro.
Fatemi riprovare, perché lui me lo chiede e io seleziono solo uno dei due, quindi fatemi riprovare un attimo. Allora. No, invece adesso non me l'ha chiesto. Va bene, ragazzi, ho capito che state vedendo piccoli, quindi però allargo la finestra del plot, anche se non si vede. Allora, in questo momento, questo è quello che lui mi sta facendo vedere, è il seno fra 0 e 3. Questa finestra può essere personalizzata in tantissimi modi. Ovviamente non è adesso che ci mettiamo a giocare e soprattutto non è necessario, come dire, arrivare a un livello di conoscenza di questo oggetto per fare questo esame. Però può esservi utile sapere che voi la potete personalizzare come vi pare, ovviamente andando help plot, e avete accesso a tutti gli oggetti che sono nella finestra. Per esempio, lo spessore della linea, per esempio la griglia, per esempio gli assi. Potete anche mettere il testo che volete voi negli assi. Potete farlo equispaziato. Se voi vedete, qua là, vabbè, forse è piccolo, comunque l'asse delle ascisse va da 0 a 3, l'asse delle ordinate va da 0 a 1. E quindi il rapporto d'aspetto non è quadrato. Va bene perché noi abbiamo due variabili disomogenee, abbiamo fatto il tempo e il seno del tempo. Ma se voi aveste una cartina e quindi una mappa, le volete, diciamo, con un rapporto d'aspetto pari a 1 e glielo potete imporre voi. Dite Axis Grid. Nelle ultime versioni di MATLAB, in alto a destra ci sono una serie di comandini. Va bene? Che prima erano semplicemente in altre parti del menu. Come sempre, diciamo, loro tentano di fare le cose utili. Per esempio, questa è una cosa completamente nuova. Voi selezionate una certa area e lui evidenzia quei dati. Vedete? Può essere utile per qualcosa. Oppure, cliccando da un'altra parte, voi potete con il mouse avere il dato specifico di un certo punto della curva. Va bene? Per cui queste cose qui sono, diciamo, dei de modi per agevolare. Ovviamente potete zoomare, controzoomare, quello che vi pare a voi. Le uniche cose che possono essere utili, diciamo, eventualmente per voi. Allora, prima di tutto, io il team space ci metto il punto e virgola così non me lo fa vedere, aumento lo spessore della curva e poi ci metto degli assi, per cui metto, chiedo scusa, X label, ci metto tempo in secondi, Y label, facciamo finta che questa è una corrente in ampere, va bene? Io, diciamo, gradirei sempre che non dimenticassimo che siamo ingegneri e quindi noi abbiamo a che fare con grandezze fisiche, con unità di misura. Che cosa è successo? Mi ha fatto la linea un po' più doppia e poi mi ha scritto l'etichetta, la label per l'asse X e per l'asse Y. Va bene, poi posso mettere il titolo, posso fare quello che mi pare. Se io ho più vettori, per esempio, ci metto seno di t e 3 per coseno di t, mi dà errore perché ho sbagliato a metterli vicino, li devo mettere così. Lui sceglie in automatico dei colori diversi, va bene? Se ne ho tanti, devo sapere io
suo codice colore. Lo potete anche imporre, ma sicuramente è l'ultimo dei problemi imporre il codice colore. Fate attenzione, quando avete tanti, tanti grafici, a un certo punto esce fuori il giallo se lo stampate non si vede niente. Oppure se lo proiettate su uno schermo quando farete la tesi di laurea, sappiate che il giallo lo vedete bene sullo schermo del vostro portatile perché c'è un contrasto, diciamo, diverso rispetto al contrasto di un proiettore, in aula magna, in qualsiasi proiettore, in cui il giallo è uguale al bianco. Va bene? Sui plot potete fare quello che vi pare, scala logaritmica, semilogaritmica, potete fare quello che vi pare. Per cui, diciamo, adesso lascio un po', divertitevi con l'elpa. Adesso che state vedendo tutto, posso aprire la finestra che volevo aprire prima dell'elpa. Allora, abbiamo capito che per qualche motivo strano, nella mia versione, se io scrivo help, lui fa l'help dell'ultima comando. Il MATLAB queste piccole cose le cambia da versione in versione ed è abbastanza noiosa come cosa perché diciamo, non vedo perché l'abbiano fatto. Comunque, allora andiamo nell'help, diciamo, del MATLAB. Se voi cliccate qua, voi avete documentazione, esempi e support website. Va bene? Allora, documentazione è una cosa enorme, va bene? Come proprio come documento. Se voi guardate, lui comincia con qua c'è scritto categoria. Ho capito che è piccolo, non fa niente, tanto non dobbiamo leggere, dobbiamo solamente vedere un attimo com'è strutturato e quando ne avrete bisogno, sapete che dovete andare qua a cercarvi le informazioni. Categoria c'è scritto prima MATLAB, poi Simulink e poi ci sono tutti quanti i toolbox in ordine alfabetico. Ok? Quindi se io clicco MATLAB, lui mi apre un po' di cose basi. Quindi get started, non ne avete bisogno, language fundamentals non avete bisogno, però per esempio data import potremmo averne bisogno, mathematics, graphics, programming, eccetera, eccetera. Alcune cose sono nuove, non c'erano, app building non ho idea di che cosa sia perché è recente. Clicco mathematics e lui dice, guarda, matematica elementare, linea algebra, generatore di numeri casuali e così via. Quindi voi vi trovate il vostro concetto o qui facendo un browse per, diciamo, argomenti, ovviamente con l'help. Adesso io scrivo inverse e lui addirittura parte con inverse kinematics. Non lo sapevo, però magari è matrix inverse quella più importante in questo contesto. Ok, quindi l'help ha questa bella finestra, però l'help io diciamo nel momento in cui ho bisogno di qualcosa vi confesso che è molto più comodo da un po' di tempo a questa parte scrivere MATLAB how to invert singular matrix per esempio, no? Ho scritto una cosa come invertire una matrice singolare. Le ricerche fatte su qualsiasi ricercatore vi danno la maggior parte delle volte siti che appartengono al dominio MathWorks, va bene? Che è quello, diciamo, la MathWorks è l'azienda che produce il MATLAB. Per cui lì ci sta tutta una comunità, lì ci sono delle funzioni che non ci sono in MATLAB, sviluppate dagli utenti. Per esempio, una cosa strana, MATLAB non disegna una freccia, fa tutto ma non fa le frecce. Se andate su MATLAB Central o MathWorks, oppure anche se cercate semplicemente MATLAB Arrow, c'è qualcuno che ha fatto una funzione per la freccia e ve la trovate. Va bene? Per cui, per quanto riguarda l'help, veramente non ci sono problemi, non ci sono limiti a quello che potete fare. Ok, queste sono le cose che abbiamo visto. Non avete bisogno di chissà che cosa, di grafica, però sappiatelo che diciamo potete fare un po' quello che vi pare. Poi ci sono tutta una serie di comandi specifici per i sistemi spazio di stato. Questi li vedremo insieme piano piano. Va bene? Per cui adesso
Diciamo, li salto un po', questo, adesso passiamo poi un po' al Simulink, però voi potete definire direttamente un sistema dinamico lineare in spazio di stato. E lui ha proprio un oggetto, spazio di stato. Allora, a questo punto ricondividere solamente la finestra, così vedete meglio. Ok, allora help SS con questo nome infelice noi costruiamo un modello in spazio di stato, oppure facciamo una conversione. Qua c'è sempre l'horror che da programmatore devo andare a capire che cosa sta dicendo. E qua mi dà la sintassi, le matrici A, B, C e D che abbiamo visto durante la prima lezione, va bene? Puoi mettere D uguale a 0, che vuol dire che questo è un sistema proprio. Si può anche fare tempo discreto, va bene? Ora sul tempo discreto, leggiamo un attimo che cosa dice. Crea un sistema in spazio di stato tempo discreto con un passo di campionamento T con S. Però passo di campionamento T con S vuol dire che io ho convertito il tempo continuo nel tempo discreto. Se io ho un mio modello che è scritto direttamente con equazione di differenze, il concetto di tempo è un po' strano, perché il mio modello avanza all'avanzare dei campioni che non sono adimensionali, non è necessariamente legato al tempo in secondi. E infatti lui dice: guarda, che se tu lo vuoi tempo discreto, metti il passo di campionamento uguale a meno 1. Va bene? Per cui noi possiamo fare, diciamo, proprio possiamo mettergli i ritardi, possiamo mettergli un po' di etichette, quello che ci pare a noi. Volevo dire, se c'è, ecco, così non scrivo il codice. Seleziono questo, poi tasto destro, faccio Evaluate Selection e di fatto mi risparmio di scrivere questa riga di comando, ma la eseguo. Ecco qua, l'ho eseguita e vediamo lui che cosa mi sta facendo. Cosa ho combinato? Anzi, cosa ho eseguito? No, vabbè, questo non lo volevo fare, è troppo complicata e non vi servirà sicuramente. Allora, fatemi pulire, clear CLC. Vabbè, a questo punto volevo risparmiare e invece non lo risparmio. Allora facciamo meno 3, 0, 0, meno 1, la matrice sappiamo si chiama dinamica. B facciamo 1, 2, C 1, 0, D non c'è, ok? E poi faccio il mio sistema dinamico S uguale SS A, virgola B, virgola C, virgola D, quindi è tempo continuo. Ok? Eccolo qua, questo è il mio sistema dinamico. Lui me lo fa rivedere perché non ho messo qui il punto e virgola, se no non me l'avrebbe dato, e mi dice: guarda questo, e guardate che la mia variabile S, lui me la dà di tipo SS, quindi lui ha un tipo SS che è spazio di stato. Va bene, quindi potrò fare tutta una serie di cose con questo variabile che ho definito, questo modello che ho definito. Cosa posso fare? Mi guardo un attimo l'help per capire tutti i comandi che sono definiti su questo. Ok? Poi uno lo vediamo, vedi? Ok, adesso diciamo, vi faccio vedere un tool del MATLAB che potrebbe essere utile.
Si chiama LT View. LT sta per Linear Time Invariant, view per vista. Quindi questo serve per vedere i sistemi dinamici lineari stazionari. Allora lui che cosa dice? Guarda, ti apre una GUI, per cui sempre il fatto che il MATLAB aiuta molto l'utente, perché è una grafica user interface che serve solo per guardare i sistemi spazio di stato e risparmiare quindi tutto il codice per fare le simulazioni, per calcolare poli, zeri, eccetera, eccetera. E puoi fare anche un confronto fra diversi sistemi. Vediamolo un attimo. LTView, il mio si chiama S, giusto? Quindi io gli do in ingresso l'oggetto spazio di stato. Lui mi apre una finestra che ovviamente voi non vedete, è giusto? Per cui interrompo un'altra volta. E passo allo schermo intero. Allora, ditemi quando vedete qualcosa, fatemi un segno. Ok, allora che cos'è questa finestra? Il titolo dice Step Response. In ascisse io leggo tempo in secondi, in ordinata leggo ampiezza. Ovviamente ampiezza non c'è un'unità di misura perché io gli ho dato dei numeri, lui non sa qual è l'unità di misura del mio sistema. Quando invece io faccio un esercizio mio e so da dove viene il modello matematico, uso sempre unità di misura. Ok, quindi questa è la risposta indiciale del mio sistema. Cosa posso farci con questo LTView? Beh, tasto destro, mi esce un menu a tendina e lui mi dice: guarda, io ti ho disegnato lo step di default, e c'è, no, la spunta. Tu puoi chiedere l'impulso. E questa è la simulazione della risposta impulsiva. Ci piace o no? È questa. Ok, puoi fare una simulazione, però mi devi dare un ingresso. Quindi se io scrivo linear simulation, lui mi apre un'altra finestra, un po' più complicata, in cui mi dice: guarda, mi devi dare che ingresso vuoi. E ora non lo facciamo, però si può fare la simulazione. Posso fare il diagramma di Bode? Eccolo qua. Il diagramma di Bode però così non mi piace, ci metto la griglia. Come vedete, il diagramma di Bode è logaritmico per quanto riguarda i moduli e semilogaritmo per quanto riguarda le fasi. E infatti lui qua mi dice ampiezza in decibel, fase in gradi. Perfetto, quindi tutte queste cose sono semplicemente un modo per risparmiare codice. Il comando è Bode, il comando per fare il diagramma di Bode. A sua volta, quando diciamo non c'era il MATLAB, o nelle calcolatrici programmabili, quello che noi facevamo era, quando io ero studente, era scrivere un programmino che calcolasse il modulo della funzione di trasferimento alle varie frequenze o pulsazioni. Guardate, ah, eccola qua la bella cosa. Il MATLAB chiama frequenze le grandezze in radianti al secondo. Noi chiamiamo pulsazioni in radianti al secondo. Le nostre le frequenze in italiano sono gli hertz, che sono l'inverso del secondo. Per cui potreste avere problemi, se questa cosa non la sapete, di una grandezza pari a 3, no, 3,14. Quindi fate attenzione a questo aspetto, diciamo, del MATLAB. Ok, posso, diciamo, divertirmi in tanti modi. Posso, questo sistema è uno solo, va bene. Posso fare il diagramma di Nyquist. Allora, noi in teoria dei sistemi non avremo granché bisogno di questi strumenti nei domini S e Z. Va bene? Poli è 0, input output poli è 0 e così via. Ora, se io lo so che non vedete, ma non fa niente, se io adesso definisco un altro sistema dinamico
in cui lo chiamo S2 e faccio cosa gli cambio? Gli cambio solamente la matrice dinamica. Dopodiché io scrivo LTView SS2, cioè gli do due ingressi che sono due variabili spazio di stato. Allora, cosa succede? Voi vedete tutto lo schermo, giusto? Come confermate, perché non ricordo l'ultima cosa che ho fatto. Voi adesso state vedendo la risposta al gradino di due linee che sono i due sistemi, per cui voi potete facilmente confrontare il comportamento di due sistemi di più di quello che volete voi di sistemi dinamici. Va bene? Poi potete anche, diciamo, selezionarli, deselezionarli, quello che vi pare a voi. Però potete chiedergli di vedere quali sono il settling time, no? Il tempo di assestamento. Eccolo qua. Lui vi fa vedere il tempo di assestamento. Vado col mouse sopra e mi ha anche calcolato il valore. Qual è il vantaggio di questo? Ve l'ho già detto. Qual è lo svantaggio di questo strumento? Lo svantaggio del MATLAB in particolare, di LTView, in particolare di strumenti molto avanzati, è che sono comodi quando già si conosce la materia. Quando non si conosce la materia, si tende a usarli in maniera un po' passiva e quindi a non ragionare. Quindi, paradossalmente, in fase didattica è meglio usare dei comandi un po' più bassi. Perché? Perché se io uso Bode per disegnarlo, mi vengono delle belle curve, però se io chiedo agli studenti come si calcola Bode, cioè cosa sto vedendo, un buon numero non me lo sa dire. Va bene? Per cui, però lo so, magari lo sa usare, per cui o sa trovare, diciamo, no, la banda 3dB o cose del genere. Per esempio, se io adesso faccio un bel Bode solamente dell'ampiezza, vedete, ci sono le due curve diverse. E io gli posso dire, fammi vedere dove sta. No, non glielo posso dire, va bene. Pensavo che la banda 3dB me la facesse vedere. No, non me la fa vedere. Va bene. Ok, non fa vedere la banda 3dB, così lo possiamo fare noi come aggiunta. Ok. Allora, questo è LTView, va bene? Può essere utile per capire un po' di cose. Diciamo, nel PDF, poi ve lo do, in realtà ogni comando voi ce l'avete qua. Per esempio, ora ho scritto help bode, è bode, lui non ha fatto nient'altro che lanciare bode, va bene, LTView. Potete dare il sistema senza problemi, e quindi non c'è nulla di... Alcune di queste cose, beh, step, eccetera, eccetera. Anche la simulazione la potete fare, polizeri, tutto quello che abbiamo visto con LTView, diciamo, sorpassa queste parti di presentazione, perché di fatto. Ok, adesso passiamo al Simulink. Quindi questo è il MATLAB, la visione del MATLAB. Come vi ho detto, io spero vivamente che, diciamo, vi abbia annoiato, perché vuol dire che voi avete già queste basi. Noi non è che abbiamo bisogno di chissà cosa, quello che vi sto dicendo adesso è, dal punto di vista informatico, quello che serve. Magari in robotica l'anno prossimo servirà qualcosa in più. Neanche chissà quanto in più, però bisogna fare un po' più attenzione a scrivere un codice pulito e leggibile. Ok, ora io lancio il Simulink, che ci mette un po' di tempo a partire, sempre di più, perché diventa sempre più complicato. Ok, allora, Simulink, cambiato l'interfaccia tante tante volte, non so voi che versione di MATLAB avete, però diciamo quello che vi dico rimane compatibile anche con una versione MATLAB di 15 anni fa. Può cambiare qualcosa nell'interfaccia, ma noi usiamo cose che esistono dalla versione, diciamo, dei fine anni 90, non usiamo niente di nuovo.
Apro un blank model, cioè un modello vuoto. E come vi ho detto, ci mette un po' di tempo. Il mio calcolatore non è male. Quindi su la prima volta che si apre Simulink, questo è quello che vi dovete aspettare. Adesso ci stiamo mettendo un po' troppo tempo, non so se perché ho fatto l'aggiornamento alla versione 2020 del MATLAB per, ecco qua, per una questione legata a, al corso di robotica. Allora, che cosa vedo? Vedo un foglio bianco. Ora, la cosa più importante adesso è questo pulsante qua, in cui c'è scritto Library Browser. Quindi, il Library Browser, che è questo bellissimo menu di blocchetti. I blocchetti sono funzioni, ok? Guardate quanti sono, come sempre, sono una marea. Noi ci dobbiamo fermare a quelli che ci interessano, che sono nella prima, diciamo, cartella, quella Simulink, e vi faccio vedere io che quali sono quelle che ci interessano. Allora, Simulink, sotto ci sta Commonly Used Blocks, cioè quelli di uso più comune. E la maggior parte delle volte va bene così. Dopodiché, sotto c'è Continuo, qua c'è Discreto, poi ci sono un po' di operazioni, possono meno servire, Mat Operation. Faccio un esempio, questo blocchetto qua che sto selezionando, cioè il valore assoluto. Il valore assoluto non ci capiterà in teoria di sistemi, è un blocco non lineare, però è sicuramente un'operazione semplice. Però la cosa che ci interessano possono essere sinks, destinazioni, e sources, sorgenti. Ok? Allora, creiamo un qualcosa di, diciamo, semplice per fare una simulazioncina. Vi faccio vedere quali sono gli unici parametri importanti e poi andiamo al, e poi diciamo ci salutiamo e il prossimo venerdì facciamo l'esercitazione in cui voi farete un file Simulink, un blocchetto Simulink. Allora vediamo un attimo sorgenti. Io qua ho rumore, segnale chirp, costante, clock, digital clock, contatori, posso leggere da un file, posso leggere una variabile dallo spazio di lavoro. Questo può essere interessante perché magari io ho diciamo dei dati nello spazio di lavoro e li uso in Simulink perché li devo elaborare in qualche modo, va bene? Posso avere una rampa, un generatore di segnali, eccetera eccetera eccetera. Ci pigliamo una bella costante. L'ho semplicemente trascinata, ok? Questo, io adesso sto programmando, ho trascinato il blocchetto, prendo anche il blocchetto clock. Adesso le cose che mi sta chiedendo è la prima volta che le vedo insieme a voi, va bene? Perché fino alla versione che avevo io precedente, lui metteva il blocchetto là e basta. Invece adesso lui mi chiede subito il parametro, però non glielo voglio dare. Quindi ho cliccato da un'altra parte e lui si è stato zitto. Ok, che cosa facciamo? Tempo continuo, questa è una costante, mettiamogli una funzione di trasferimento facile che io riesco a fare a mente, quindi ho messo transfer function. Dopodiché destinazioni, quindi sinks, che cosa posso, dove posso mettere l'uscita della mia simulazione? La posso mettere in un file, nello spazio di lavoro, la posso solamente vedere in un oscilloscopio, per cui lui non la salva da nessuna parte. Oppure un display mi fa vedere il numeretto. Quello che io vi chiederò di fare a voi è di metterla nello spazio di lavoro, per cui spazio di lavoro, e adesso
clicchiamo sul... Ah no, prima, vabbè, prima di cliccare, vediamo i parametri della simulazione dove sono. Allora, questa è una sorpresa, fatemi vedere. Allora ragazzi, mi ha cambiato il posto in cui mette i parametri della simulazione e qua non lo trovo. Allora fatemi vedere un attimo dove può essere. Ovviamente l'ha cambiato rispetto alla versione del 2019, non, allora sarà qua perché dove può essere? Non può essere. Vabbè, intanto lo salvo. Aspettate un attimo. Okay. Allora, dove può aver messo i parametri della simulazione? Professore? Sì, trovato. Credo Credo siano. siano. No, no, mi dica, perché l'ho trovati, però non mi piace come li ho trovati. Dovrebbero stare nella tab modeling, credo. E perché là e non in simulation? Vabbè, comunque, adesso vi dico come l'ho trovati e poi andiamo a cercare là. In basso a destra, lui qua, lo richiudo questa finestra, in basso a destra c'è scritto variable step auto, vuol dire che questo è il tipo di solver delle equazioni. Ora io lo so che è il tipo di solver, quindi ho cliccato sopra e qui mi si apre un'informazione, però a questo punto mi si apre anche, diciamo, la ruota dentata che sono, eccoli qua, i parametri. Ora guardate, i parametri sono tanti, tantissimi, perché il Simulink può farvi fare delle cose abbastanza avanzate. A noi serve solamente decidere che tipo il tempo iniziale, il tempo finale, e tipicamente forse con voi basta, se siamo nel tempo discreto, gli diciamo, guarda, usa un solver discreto, adesso siamo nel tempo continuo, facciamo fare in automatico, guardate, il tempo finale, lui ci ha scritto 10, io scrivo T con F, vediamo che cosa succede. Faccio apply, ok. Lui non mi sta dicendo niente, mi darà errore qua e poi vediamo come fare. Ok, allora vediamo quello che ha detto lei. Modeling, c'è una ruota dentata, però è model settings. Che è quello, è la stessa cosa. Perfetto, allora sì, è là. Allora questo è più carino, diciamo, rispetto a andare da qua sotto. Ok, quindi abbiamo trovato i parametri. Ok, allora come li collego? Collegandoli con le freccette significa l'uscita di questa funzione e l'ingresso di questa, va bene? E questo è quello che sto facendo. Ora, ogni blocco è una funzione e dovete programmarla la funzione, dovete dargli i parametri. Il MATLAB vi dà dei parametri default per aiutarvi, in realtà non vi aiutano, perché se voi dimenticate di settare un parametro, la cosa, diciamo, che dovrebbe fare un software è darvi un errore di sintassi, non mettere un valore di default e andare avanti, perché la probabilità che il valore di default sia quello che veramente vi serve è zero. Allora, se io non metto il passo di campionamento, se io non metto il guadagno, il valore della costante, non mi puoi mettere 1, ok? Perché era 2. Allora, questo è messo. Numeratore e denominatore, coefficienti di numeratore e denominatore, ho messo dei nomi a caso. Vedete che ci sono sempre molti parametri.
La settimana prossima io vi farò, svolgerò per primo l'esercizio, per cui vi renderete conto di quali sono i parametri che servono. Ora, questo è quello importante. Il formato con cui salvare questi dati, lui li manderà nello spazio di lavoro. Voi potete salvarlo in tanti modi. Lo potete salvare con una struttura in cui uno dei campi è il tempo, una struttura senza tempo, un array o una serie temporale. Ora proviamo array, va bene? Il nome della variabile è y. Quanti dati vuoi salvare? Io dico infiniti perché io metto un tempo finale alla simulazione. Va bene? Se voi avete una simulazione molto molto lunga, potete salvare gli ultimi tot campioni in maniera tale da evitare oppure non una simulazione molto lunga. Se posso algoritmo Simulink deve funzionare per ore e ore perché è vicino a un hardware, chiaramente non volete bloccare. Vabbè, potete decimare e potete scegliere il passo di campionamento. Meno uno dice no, vedi tu. Quindi apply. Poi vado col tasto destro qua, trascino e lui mi ha copiato la funzione, quindi ho tutti i parametri e il nome. Perché out.y con 1? Vabbè, questo lo voglio chiamare t. Allora, perché out.t? Allora è una struttura. Collego il tempo a questo. Non mi convince questo out, però adesso vediamo. Allora, ho fatto il mio programma. Se io premo run, ora mi dà errore. Vediamo che errore mi dà. La prima volta, come vi ho detto, è un po' lento, però poi no. Allora lui mi dice: guarda, invalid stop time specified in configuration parameters dialog for block diagram untitled. Vabbè, untitled perché non ho. Se io clicco qua su dove mi dà l'errore, lui mi apre il file Simulink, che è questo. Ok? Allora tconf, che sta anche scritto qua, non è settato. E allora perché l'ho fatto questo errore? Perché vi faccio vedere che se io vado nello spazio di lavoro e faccio il clear, se io metto qua tconf, per esempio uguale a 5, lui se lo va a prendere qua. Ok? Per cui adesso ha finito. Il beep è lo stesso dell'errore, ma lui ha finito. Guardate, in basso a sinistra c'è scritto ready. Se no ci sarebbe scritto busy. È molto veloce quando fate una simulazione lineare, dovrebbe essere veloce. Allora, che cosa è successo? Dov'è la simulazione? Beh, io non gli ho chiesto niente, io non gli ho chiesto oscilloscopi, niente, per cui lui ha fatto i conti e me l'ha messo nello spazio di lavoro. Ora me l'ha messo in questa variabile out, che è una struttura in cui c'è il campo T, che è quello che gli ho chiesto io, il campo Y, che è quello che gli ho chiesto io, e questo che è il tempo che lui ha messo di default, per cui avrei potuto risparmiarmi il campo T. Va bene? Se io invece voglio, invece di array serie temporale, guardiamo che cosa fa. Faccio serie temporale, rilancio la simulazione, ok. Questo qui è T time series, che non ho proprio idea di che cosa sia. Allora, dobbiamo fare R. E questo me lo ricordavo. Allora sì, hanno cambiato un'altra cosa. Ora la vediamo insieme. Vabbè, questo ci si gioca un po'. Allora, R, però gli devo dire che non lo deve mettere in out. E questo è da qualche parte nascosto in qualche parametro della simulazione. Ok? Allora, vediamo se è facile, lo cambio, altrimenti si può anche usare la struttura, per dire, è solo che io, allora, data import export, eccolo qua. Allora, data import export, lui dice: ma tu lo vuoi il tempo e l'uscita e vuoi una sola uscita per tutta la simulazione? E lui mette il nome out. In questo modo
una simulazione, cioè una sola struttura, ed è più facile da gestire nel codice e tutto quanto. Se io questo lo depenno e tutto il resto lo depenno, io non voglio niente da lui, vuol dire che io prendo in carica tutta quanta la gestione dei dati di ingresso e in uscita, e a questo punto fatemi fare fino al clear, perché lui li ha ovviamente li ha aggiunti. Rifaccio la simulazione. Ok, a questo punto nello spazio di lavoro ho la variabile t e la variabile y, ok? Quindi voi potete decidere o vi fate aiutare da lui e lui vi dà una struttura con i campi che volete voi, oppure dice no, ma non ti preoccupare, faccio tutto io, oppure col time series che non ho mai investigato, non so bene di che cosa stiamo parlando, va bene? Queste sono le uniche cose che contano per fare una simulazione per teoria dei sistemi. Quindi ve lo ripeto un attimo, le uniche cose che dovete settare sono ovviamente il tempo finale di simulazione, l'algoritmo, se è tempo continuo lasciate quello che c'è, se è tempo discreto mettete discreto, e questo è modeling, model settings, va bene? Solver, e fate queste piccole cose qua. Non andate a guardare solver details, non vi serve. Poi si vede se fate la tesi, si vede. Data import export potrebbe servirvi, però giocate un po', è facile. Tutto il resto non vi preoccupate, va bene? Non vi serve nient'altro. I blocchetti che vi servono sono, li vediamo insieme, ma sono facili da trovare. Per cui alla fine diciamo che non ci sta nulla di, dovete usare solamente le cose base. In base alla vostra versione potreste trovarle in posti diversi da quelli in cui lo trovate io in questa lezione, in base alla vostra versione del MATLAB e quindi del SIM. Ok, allora io finisco la registrazione, però vi chiedo altri 30 secondi del vostro tempo per fare